Buonasera a tutti. Oggi voglio parlarvi della zucca spaghetti e farvi un po' vedere come si può cucinare. E adesso ho preso questa zucca perché vedete cominciava già a dare qualche piccolo segno, aiuto aiuto, e così ho detto cuciniamolo il più veloce possibile. L'ho messa in una terracotta in forno, il forno era meno caldo, un pochino più caldo, diciamo è andato a 150 gradi, 180, e l'ho lasciata un paio di orette coperta, e adesso l'ho lasciata raffreddare e la vado a tagliare, diciamo magari così che è più facile. Io la cuocio sempre al forno perché mi è più facile, il forno è acceso e quindi si cuoce al forno. Adesso tiriamo fuori la polpa con i semi dentro e naturalmente questo lo metterò da una parte perché lo porterò poi alle galline, che ne sono ghiotte, sia dei semi che poi di quel poco di polpa che rimane insieme. Un pochino delicatamente, quasi un po' troppo cotta, ma non è grave perché... E adesso ci prendiamo una forchetta e in questo modo, semplicemente così, guardate un po', ecco perché si chiama zucca spaghetti, perché ne vengono fuori dei bellissimi spaghettini completamente vegetali, perché è una zucca a tutti gli effetti. Io direi che magari metà per questa sera basta, quindi andiamo. In modo da svuotarla bene tutta. Un pochino se rimane, come ho detto, va anche alle galline, anche a loro piace. Ecco, questo pezzo lo lasciamo ad esempio per le galline. E guardate che meraviglia, e adesso si può usare come verdura, quindi si può usare come contorno se fate la carne o se fate un qualsiasi piatto, proprio come verdura di contorno. Ma a me piace molto cucinarla proprio come se cucinassi gli spaghetti. Per questo ho preparato una mezza cipolla e un porro. Abbiamo anche tagliato dello speck abbastanza sottile e quindi non farò altro che passare adesso in padella, perché comunque la zucca è già cotta, quindi non ha bisogno di ricuocere un'altra volta, bisogna solo saltarla un attimo in padella. A questo punto non faccio altro che mettere lo speck, che è ancora tagliato un pochino. La cipolla, il porro, un goccio di olio extravergine di oliva, mettiamo sul fuoco e lasciamo rosolare proprio un attimino. Magari, perché no, aggiungendo anche un pochino di pepe nero volendo. Tanto adesso facciamo rosolare un attimo. Diamo anche un po' di tono alla stufa perché non ho più aggiunto niente, quindi è andata un po' giù. Due o tre piccoli rametti così il fuoco si ravviva subito veloce. Poi aggiungerò appena una punta di sale, come ho detto magari un pochino di pepe nero. E volendo, a chi piace,
Ecco, il cameraman mi faceva dei gesti dalla luce, non so esattamente, ecco, il passello di sì, così ho capito. Volendo potrete aggiungerci anche un po' di coriandolo grattugiato o del curry, perché no? Anzi, io direi a questo punto, parlando di curry, io metto proprio un po' di curry. E come vi ho già detto, forse, anzi sicuramente già una volta, perché io il curry lo amo molto, quando fate il soffritto mettete subito il curry e lasciatelo così appassire insieme alla cipolla e a quello con cui fate il soffritto, così il gusto rimarrà più intenso. Una punta appena di pepe. Poi come volete si può aggiungere peperoncino, insomma, poi le spezie, i gusti li dovete decidere voi, perché poi ognuno un po' le cose che ho qui piacciono di più o di meno. Io metto ancora anche due o tre pizzichi della nostra miscela di erbe aromatiche e faccio saltare 2 minuti di modo che si arrotondi bene il tutto. E poi andrò semplicemente ad aggiungere gli spaghetti, li farò saltare finché sono belli caldi e poi sono pronti per essere mangiati. Ecco, questo abbiamo detto per le galline, ne sono ghiotte, quindi il mio pensiero va anche sempre a loro. E l'altra metà, visto che non la utilizzo subito, comunque tolgo già l'interno e poi la metterò poi in frigo semplicemente togliendo i semi in questo modo e lascio così e la metto in frigo. Volendo potete mettere un panno o qualcosa, ma neanche io quando metto in frigo non ho l'abitudine di coprire poi così, perché intanto la mangeremo abbastanza velocemente. E un piccolo consiglio, adesso questo mi è stato tagliato un po' male, ma basta prendersi un paio di forbici e rifinirlo un po', poi lo pulisco proprio bene dentro, perché l'ho pulito non tanto bene ancora, quindi col cucchiaio andrò bene a pulirlo bene bene, in modo che non ci sia proprio più polpa. E poi lo lascio asciugare. E si può utilizzare, perché poi una volta che asciuga diventa duro, secco, potremo poi utilizzarlo per esempio per metterci dei fiori dentro o una candela o vabbè, poi se avrò l'occasione ve lo farò poi vedere, così lo vediamo poi dal vivo. Intanto il mio soffritto soffrigge, che è una meraviglia. Vedete che il bello della stufa legna, bastano 2 rametti piccoli e va che è un piacere. Infatti in questi giorni io mi sono anche dedicata a sistemare un po' il mucchio della nostra legna, a recuperarmi tanti piccoli legnetti perché sono molto molto utili e comodi. Vedete che sono proprio dei veri spaghetti, questa zuppa io trovo assolutamente, mi piace tantissimo. Adesso appena appena che aggiungo un pochino di sale, rimescolo un po' e siamo pronti. Naturalmente se voi volete aggiungere del formaggio grattugiato, quello come ho detto, queste sono varianti che poi ognuno fa a seconda dei propri gusti e quindi a piacimento. Noi, visto che abbiamo messo lo speck, magari non metterò del formaggio, niente, guardate un po' che meraviglia. E lo mangeremo proprio come primo piatto, accompagnato da una bella insalata, indovinate un po' di cosa? Sì,
Secondo me l'avete già capito, se no ve lo dico io, di cavolo cinese. Visto che i nostri cavoli, adesso abbiamo raccolto praticamente tutti quelli che avevamo fuori in pieno orto e adesso cominciamo a mangiare quelli che abbiamo in orto, in serra. E per fortuna che avevamo tanto cavolo cinese, perché ce la siamo cavata con le crudite proprio grazie a questo cavolo cinese. Ma abbiamo anche mangiato un paio di sere fa la lattuga americana, di cui vi avevo parlato, che è questa, che ho messo in serra e qualche pianta è cresciuta bene, e così avevo due o tre piccole testine di lattuga iceberg, ghiaccio, e con questa ci siamo mangiati una fantastica insalatina stile primavera, anche se siamo in pieno inverno. Bastano proprio quei pochi minuti a fuoco vivace e si può portare in tavola. Possiamo decorarla o poco crescione, perché questo è già cresciuto e questo non ancora, va bene. Cominciamo a mangiare quello che abbiamo, quindi lo useremo sia per dare quel gusto tipico del crescione, davvero fresco e quasi leggermente, come si può dire, non direi piccante, ma diciamo più fresco. E guardate che meraviglia il basilico, sì, il prezzemolo, anche questo che arriva dalla serra, è fantastico. Quest'anno era l'anno del prezzemolo, era veramente bellissimo e continua ancora adesso a portare un sacco di foglie fresche, quindi è proprio ideale per portare quel tocco di aromatica fresca. Comunque si può dire che il prezzemolo, adesso ve lo faccio vedere tanto così per curiosità, così concludiamo anche il tutto e vi saluto con questo. Vi faccio vedere che il basilico, ce l'ho col basilico. Il prezzemolo si può anche tenere semplicemente in casa, e questo è un vaso che io ho preparato, adesso è venuto un po' brutto perché alla fine uso sempre quello della serra e questo non lo uso, però guardate un po' che abbondanza, quindi non è che poi vi va a mancare il prezzemolo. Un vaso tenetelo, io lo tengo in veranda fredda, quindi adesso abbiamo magari 7-8 gradi in veranda, poi la notte lasciamo un po' aperto che le temperature non scendano mai al di sotto di quella temperatura, però diciamo si è comportato benissimo, è veramente uno spettacolo. Quindi mettiamo ancora due foglioline tanto per guarnire un po', volendo, se vi fa piacere, due olive e il gioco è fatto. Con questo vi saluto e spero di avervi incuriosito con questo tipo di zucca, e poi quando arriverà la stagione io spero di trovarne i semi, perché non ne ho più e quindi la voglio ancora, perché mi piace proprio molto come zucca, e quindi cercheremo i semi per la prossima stagione. Un saluto a tutti, buona serata e buon appetito, ciao!